Siamo in Friuli Venezia Giulia, terra per forza di cose di vino. Andremo a scoprire il castello dei nostri sogni per la festa dei nostri sogni. Siamo a 34 km dalla concessionaria Pronto Auto Jeep, che dobbiamo ringraziare oggi perché ci fa viaggiare ecologici con le macchine elettriche. Ci stiamo dirigendo verso il castello di Spessa. Il castello di Spessa ha una storia incredibile alle spalle, oltre al contesto in cui si trova, chiaramente, perché stiamo per entrare nella casa di Casanova. Guardate che dove siamo, guardate il verde e guardate il contesto in cui siamo. Eccoci arrivati con uno stile tutto italiano, la 500 elettrica. Finalmente siamo arrivati da te. Un'icona, un fenomeno, un idolo, forse santo, un messia per alcuni di noi. Un golf club incredibile da questa parte, tre ristoranti, diverse cantine, diverse stanze, matrimoni e cerimonie di ogni tipo. Siamo in un contesto friulano, la giornata è splendida. Il nostro conte, proprietario all'epoca del castello di Spessa, l'ha invitato per passare un po' di tempo qui nella sua tenuta. Sì. E Giacomo Casanova, nei suoi memoir, ha scritto dei ottimi vini che ha bevuto qui nell'azienda. Ovviamente ha avuto anche una tresca con una vedova del posto. Sì. Se non ricordo male, mi dissi, là c'è la cantina, giusto? Qui abbiamo proprio l'ingresso della nostra cantina. Ti porto proprio qua nelle gallerie dove si vedono bene le nostre eccellenze, che è un brandy che è dedicato proprio a Giacomo Casanova, è un brandy del 69. Sì. Quindi andava a donne e beveva. Andava a donne e beveva. Sì. Perfetto. Il Sunsurf è un nostro rosso invecchiato e adesso, come diciamo vendita, abbiamo l'annata del 2005 del rosso e del 2012 del bianco. E qua nel Collio abbiamo proprio questo terreno, questa ponca, che fa sì che i vini invecchiano bene anche nella versione dei bianchi. Parte delle nostre vigne qui nel Collio sono circa 28 ettari e abbiamo anche una parte delle nostre vigne in pianura, nell'Isonzo. Ma che roba è? Ma io la voglio tutta sta location, non si può fare qua una festa, ma la voglio qua, Qui purtroppo Casanova non è stato e questo passaggio è stato costruito nel 1989 dal signor Pali, proprietario, per unire proprio i due livelli della nostra cantina. Veniva utilizzato come deposito armi costruite da italiani prima della seconda guerra mondiale. Oh Giacomo! Giacomo, piove qua! Andiamo su, 69 scalini in salita. 69 scalini in onore al Casanova. Eccoci, qua ti faccio vedere solo i saloni medievali che usiamo sia per manifestazioni ma anche per le nostre degustazioni adesso. Qua adesso ti faccio vedere i nostri saloni ottocenteschi, il sogno di ogni sposa che vuole la favola. Come puoi vedere qui... C'è già la torta! C'è già la torta, sì. È proprio nella sala da ballo dove adesso andremo. E se non bastano i spazi, abbiamo una bellissima terrazza fuori. Tutta la parte da Giassicco fino a Gorizia, Trieste, giù al mare di Grado, era proprietà degli austriaci. Poi nella prima guerra l'hanno perso. Ed è tornato in Italia. È tornato in Italia. Ragazzi, ma ascolta una cosa, ma voi non dovevate andare perché qui, proprio qui, e ci tenevo anche a dirvelo, fanno la enoterapia, quindi vuol dire che bere è diventata una terapia. Io avrei un 7-8 abbonamenti da trattare, quindi vi saluterei.